pace a tutti. Sono molto imbarazzata, ma sono felice di poter testimoniare di quello che il Signore Gesù ha fatto nella mia vita circa 43 anni fa. Ero una giovane sposa, avevo 24 anni e apparentemente ero felice perché io amavo mio marito, lui sembrava che mi amasse, ero contenta. La mia vita era tutta lì, il lavoro, il marito, i figli, finiva lì. Non pensavo sicuramente al Signore perché fino ad adesso non mi aveva mai dato niente. Quello di buono che avevo me l'ero tutto guadagnato perché sono sempre stata una brava ragazza e mi sentivo a posto. Se non che un bel giorno mio marito, io avevo 24 anni, mi dice che si era innamorato di un'altra donna, prende e se ne va. Mi lascia con una bambina di 4 anni e aspettavo il secondo di 2 mesi. Pensavo sarà un passaggio. È stato un passaggio tormentato, ho sofferto molto perché non solo non avevo più un marito, ma non si interessava neanche ai figli, niente. Sicché mi sono trovata a dover combattere. E un giorno una signora mi disse, guarda, c'è una signora tanto brava che aiuta queste situazioni. Ma per carità, non parlatemi di... È una signora che... è una protestante però. Io sentire la parola protestante già mi sono messa sul chi va là perché ha detto un altro ciarlatano che mi viene a disturbare perché ne erano passati e io rifiutavo tutti. La prima cosa che ho fatto quando è venuta gli ho detto voi siete protestanti? E lei mi ha detto, si è fatta una gran risata e mi ha detto noi protestiamo sì ma contro il peccato. Di lì ha cominciato a parlare e cosa strana mi ha tolta la parola che io mi ribellavo a tutti, cacciavo via tutti, ero diventata una furia. Caso strano, mi sono meravigliata nel vedere come ho reagito. È andata via e mi ha detto, guarda, io ti posso aiutare in tante maniere. Ti posso aiutare a trovare un lavoro, ti posso aiutare con i bambini, tutto quello che posso lo faccio. Però quando chiudo la porta tu rimani da sola. Allora... se non vuoi rimanere da sola, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose ti saranno sopraggiunte. Queste parole mi hanno toccato profondamente, le ricordo sempre. E da lì non è che la guardavo ancora un po' con l'occhio storto, però gli ho detto, dico, quando è che pregate voi nella vostra chiesa? Dice, ah, il martedì, il venerdì. Cioè, se vuoi, se mi vuoi venire a prendere, stasera verrei. C'era la mia mamma che era molto religiosa, mi disse, ma anche lì ti vai a confondere adesso? Ho detto, ci voglio provare. Sono entrata, la prima cosa che ho fatta, ho guardato un po' attorno, mi sono guardata, però mi sono messa giù e stavo in silenzio, se non che dopo mi ha preso proprio che il Signore ha toccato il mio cuore. La mia amica mi dava, adesso la chiamo amica, era una sorella carissima, pensava che io ridessi, non era vero, io piangevo, il Signore aveva toccato profondamente il mio cuore quella sera. Usciti di lì tutti zitti, nessuno parlava, in macchina, niente, quando è stato il giorno dopo sono andata da lei a pregare. La mia mamma mi ha detto, tu stai diventando matta. Allora, niente, io ho detto, mamma, se questa qui è pazzia la voglio vivere fino in fondo. E basta, è finita lì. No, non gli permettevo che si allungasse tanto nei discorsi, perché mia mamma era un po' tosta come me. Cercavo di tagliare. Da lì non è stato un tocco con la bacchetta magica, perché da lì sono cominciati i problemi, perché i due figli rimanevano, il marito non c'era, il lavoro facevo fatica, trovavo il lavoro, non sapevo dove mettere i bambini, insomma ne ho passate parecchie, è stato un cammino molto molto faticoso e molto in salita, però devo dire che il Signore in ogni momento più duro era e più grande era la benedizione quando ne venivo fuori, perché non ha mancato mai di benedirmi, non ha mancato mai di darmi quello che veramente avevo bisogno. Io non avevo pretese, non pretendevo niente, volevo solo la sua pace e quella me la dava e con la pace tutto il resto mi era dato in più. Per questo lo ringrazio perché sono passati 43 anni e devo dire che errori sicuramente ne ho fatti,
Però il Signore è sempre stato pronto a perdonarmi, a aiutarmi, a sollevarmi e darmi la gioia di andare avanti ogni giorno. A Lui sia la gloria.